Ok, dovrebbe registrare, vedo la barretta muoversi. Quindi arriviamo rimasti al CSS, avevamo fondamentalmente discusso di come applicare le regole, gli elementi, diciamo, per cambiarne l'aspetto, e alcune caratteristiche di come si comportano, come abbiamo detto con gli pseudo select, ci passiamo sopra col mouse, cambia penso qualcosa, il colore tipicamente si viene evidenziato, eccetera. Non abbiamo ancora parlato di layout, come disponiamo gli elementi sulla pagina. Abbiamo detto che lo facciamo col CSS. Per far ciò, prima di tutto dobbiamo parlare del box model, che è un elemento fondamentale del CSS. Infatti l'avete visto anche nel browser, no? Quando... ecco, qui in basso a destra, è un po' nascosto, ma è qui. Il box model, perché? Perché senza quello, nel momento in cui abbiamo elementi di tipo block, non capiamo più tanto cosa stiamo combinando, no? Perché se abbiamo bisogno di mettere del bordo, del margine, eccetera, dobbiamo avere ben chiaro questo aspetto. Ci sono diciamo, quattro elementi che lo compongono, il contenuto, e poi ho del padding. Dopodiché ho il bordo, dopodiché ho il margine ancora esterno. Ognuno di questi è personalizzabile. Di default, ovviamente sarà tutto zero, come abbiamo visto prima. Perché? Perché il bordo non c'era, non ha un colore, e così via. Però considerate sempre che intorno ad ogni elemento di tipo block c'è questo. Vabbè, appunto, questo è lo screenshot preso da un browser. Quindi abbiamo questi blocchi da gestire, dobbiamo collocarli, no? Prima possiamo dire quanto sono grossi, quindi la loro dimensione, padding, bordo, tutto quanto, e poi dobbiamo collocarli. Nel tempo si sono succeduti diversi meccanismi per fare questa operazione, no? Qui trovate riassunto, diciamo, i vari approcci di layouting, cioè di disposizione di questi blocchi. Daremo solo un'occhiata e ci soffermiamo solo su quello che ci serve, perché sennò di nuovo questa è una cosa da co un corso intero e fondamentalmente interessa solo di nuovo a chi vuole scrivere CSS da zero, no? E fare tutto da zero e magari creare dei nuovi fogli di stile completi e così via. Quindi, box model e il fatto che gli elementi siano di tipo inline e block devono essere disposti nella pagina. Il primo meccanismo che abbiamo è quello di float. Secondo grid, terzo flex. Come dice la freccia, si sono evoluti nella direzione di diventare sempre più facili da usare, per fortuna. Quindi, questi sono i cosiddetti schemi di posizionamento. Questo è il float, cioè è quello usato alla base sostanzialmente del float. Nel CSS originale c'era, diciamo, c'è la possibilità di usare una proprietà che si chiama position, che può avere quattro valori: static, relative, absolute, fixed. Io direi ve la leggete, è inutile che stiamo lì a vedere queste cose, anche perché nel momento in cui poi adottiamo un altro schema di posizionamento, ragioniamo in termini di griglia, no? Grid, oppure flex, che saranno dei contenitori, diciamo, con un posizionamento un po' più intuitivo e semplificato, questa cosa non ci serve più, no? Perché diciamo, ci serve per andare a fare un posizionamento, lasciatemi dire, di basso livello, no? Cioè il browser fa la sua disposizione di default e poi noi con questi meccanismi andiamo a modificarla. Z-index, vabbè, è una cosa interessante sapere che quando ogni tanto può capitare che i blocchi si sovrappongano, no? È utile conoscere che esiste questa proprietà, perché se c'è qualcosa che deve star davanti posso segnare questa proprietà. Semplicemente Z sarebbe, diciamo, l'asse perpendicolare allo schermo, a seconda del valore che date decidete cosa sta davanti e cosa sta dietro, se si devono sovrapporre. Allora, coi float, i float fondamentalmente sono dei blocchi, si ragiona in termini di blocchi che girano per lo schermo, no? E che diciamo, a seconda delle proprietà che assegna questi blocchi, si dispongono automaticamente sulla pagina. Per esempio, posso dire al float: allineati a sinistra, allineati a destra, stai al centro e così via, no?
Ovviamente quando ne ho uno il problema non si pone, no? Ma quando incomincio ad averne di più, oppure elementi vari, come che so, un'immagine vicino a un testo e così via, questi fanno in modo di disporsi secondo le regole che io assegno, no? Sono regole CSS, appunto, c'è una certa proprietà, float, e qui posso dare un certo insieme di valori. Chiaramente bisognerebbe mettersi lì, studiare, provare, sperimentare. Vi ho detto non lo facciamo. Il meccanismo è flessibile, nel senso che è sempre stato usato dall'inizio, da quando il CSS si è cominciato a utilizzarlo, no? Bisogna solo ragionare in termini di blocchi e di dove vanno a disporsi questi blocchi nel mio layout. Quindi se voglio un layout che ha tre colonne, c'è cioè una parte principale, una barra a sinistra, una barra a destra. Devo pensare, allora, la barra a sinistra la faccio lineare a sinistra, barra a destra a destra, e poi quella in centro sta a sinistra, sta al centro, no? E così via, no? Quindi devo ragionare in termini di blocchi mobili che devo collocare. Perché ragiono in termini di blocchi mobili e non ragiono in termini di mettiti qui in posizione assoluta e così via, come avrei potuto fare col posizionamento, diciamo, che so, absolute, no? Perché? Perché nel momento in cui cambio la dimensione della finestra, poi non funziona più niente, no? Quindi se ho delle regole di posizionamento piuttosto che dei posizionamenti fissi, è chiaro che sono più flessibile, no? Ridimensiona la finestra e tutto si adatta, o quantomeno se ho fatto le cose bene dovrebbe adattarsi. Quindi bisogna un po' ragionare e giocare con tutte queste caratteristiche, dei box, incluso il padding, incluso lo spazio esterno, il margin e così via, no? Perché non voglio che i box magari si appiccichino l'uno all'altro, che contengono del testo. Praticamente ho i testi attaccati, no? Che non è bello e così via. Quindi è inutile stare qui a fare tutti questi ragionamenti. Fondamentalmente nel CSS, se voglio usare i float, devo assegnare degli ID, ai vari float e poi dare le regole che desidero, no? Di allineamento piuttosto che di dimensione, di padding e così via. Okay? Quindi, scomodo, eh? Primo sistema, no, praticamente, diciamo, visto che esistono degli altri sistemi più semplici, sì, magari qualcuno lo usa ancora, si è abituato ad usarlo, però fondamentalmente non, diciamo, ragioniamoci in termini più semplici, no? Che chiaramente saranno un pochino più limitanti, perché quando vado verso qualcosa più semplice perdo qualche cosa in termini di flessibilità. I float li decido io completamente, dimensione, allineamento, come si comportano e così via. Se invece ragiono in termini di una griglia, no? È chiaro che ho perso un po' di flessibilità, perché tutto dovrà essere allineato a una griglia. È un po' come quando prendete, che so, il PowerPoint e vi mettete a disegnare. Dico PowerPoint, ma insomma, qualsiasi programma che vi consente di fare un po' di disegno vettoriale. Sapete che potete fare le dimensioni degli oggetti allineati alla griglia o no. Se non le fate allineate alla griglia, fate tutto quello che volete. Però poi allineare le cose per bene, eccetera, è tutto compito vostro. Se sotto c'è una griglia, decidete, no? Quanto è il passo della griglia, più o meno. Riuscite a allineare tutto e disegnare tutto abbastanza ben messo e ben allineato. E qui lo stesso principio, solamente chiaramente la griglia è più grezza, no? Quindi non vuol dire che ogni elemento deve stare in un'unica casella della griglia, no? Però può occupare più caselle in orizzontale, in verticale, però fondamentalmente sotto questa specie di griglia virtuale che mi consente, diciamo, di posizionare i vari elementi in maniera, diciamo, abbastanza flessibile da un lato, ma anche precisa dall'altro. Quindi questa è una pagina che so col menu di un qualche ristorante. Sono elementi che tengono più colonne, elementi che invece tengono una singola colonna e così via. Qualcuno ha deciso che prendo, faccio una griglia di 4 colonne, 3 righe, cioè qualcuno è chi ha pensato il sito, no? Chi ha pensato il layout, e poi i vari elementi possono tenere una colonna, due colonne. Okay?
E chiaramente è più semplice da ragionare rispetto a un sistema di questo tipo, no? Dove ho una casella intorno, devo pensare una cosa va verso destra, una a sinistra, poi ne voglio mettere una terza, allora ve la faccio andare a sinistra, a destra, quanto spazio tiene, qual è quella che si espande e così via, no? C'è una griglia, fine. Ok, come si fa a definire la griglia? Beh, cioè, in maniera esplicita, la forma più semplice, ci sono delle proprietà apposta. Quindi in C# ci sarà sempre una proprietà o delle proprietà per realizzare quello che desidero. E ci sono queste proprietà, grid è qualcosa che mi consente di decidere come è fatta la griglia. Quindi numero di colonne, numero di righe, oppure faccio che viene fuori automaticamente, no? A seconda di come ho scritto i vari elementi. Quindi dico che tiene due colonne, non ci sta più, magari ho definito solo il numero di colonne e quell'elemento andrà a capo e così via. Ok, c'è una griglia di default, tutti gli elementi di tipo blocco. Definiscono una griglia con una sola cella. Ok, quindi se voglio realizzare che sono un layout tre colonne, fondamentalmente decido, display grid, faccio le colonne così e le righe così, quindi colonne, la prima è fatta di 150 pixel, la seconda di 200 pixel, il resto di quella che rimane, FR, fractional, invece un'unità. Con un'unità, qualsiasi valore abbia questa unità, diciamo che l'unità è quello che tiene tutto quanto, 100% se vogliamo dire così. Di nuovo, non è il sistema che usiamo, quindi lo vediamo giusto per completezza, no? Quindi, poi ho i vari elementi che sono context, ecco, ho preso l'unico che non c'è, content, sì, sarebbe l'article, vabbè, dai, prendiamo footer, facciamo prima footer, si chiama così, sta nella colonna 2 nella riga 3. E ho risolto il mio problema di posizionamento, no? Ho detto in che casella sta, fine. Quindi il posizionamento non diventa più un gioco di metto un po' più allineati a sinistra, allineati a destra, vai su, vai espanditi e così via, ma è sicuramente più semplice. Vi mettiamo sempre dei riferimenti se qualcuno interessa a qualcosa in particolare, vuole approfondire e così via. Quindi si tratta di provare. Diamo un'occhiata invece al Flexbox perché potrebbe venirci utile ogni tanto. Perché? Perché alla fine è abbastanza flessibile e nonostante ciò è comunque abbastanza semplice da usare. Quindi il Flexbox ci dà il completo controllo sull'allineamento, direzione, ordine e dimensione dei box interni al Flexbox. Quindi abbiamo, diciamo, la nostra pagina, c'è il float che gira, e invece il Flexbox, diciamo che definisce una serie di regole su come devono comportarsi gli elementi di primo livello che stanno all'interno del box. Okay? Io dico che questo elemento, che può essere anche la pagina, no? O un sottoelemento, ha un layout di tipo flex e poi lì dentro gli elementi si comportano secondo le regole del flex che io ho scritto, che sono fondamentalmente queste quattro: allineamento, direzione, ordine e dimensione, no? Quindi allineo a sinistra, allineo a destra, allineo in orizzontale, verticale, direzione orizzontale, verticale. Posso definire l'ordine, cioè cambiarlo rispetto a quello in cui appaiono nel codice HTML. Quindi è completamente scorrelato all'HTML. Posso anche cambiare l'ordine degli elementi. Cosa che potevo fare anche prima, però era complicato. E la dimensione relativa, tutte la stessa dimensione, uno il doppio o il triplo dell'altro e così via. E automaticamente l'algoritmo di layout dà la dimensione a questi blocchi all'interno del flex in maniera che soddisfino le regole che ho deciso. Quindi nel layout di tipo flex ho due tipi di, diciamo di riquadri. Uno è quello che contiene, che è il container, terminologia flex, e l'altro sono gli item, cioè gli elementi da disporre. Tutti gli elementi HTML che sono i discendenti diretti di un flex sono degli flex item, quindi sono soggetti alle regole di disposizione del container, no? Io ho detto allineati a sinistra, tutti si allineano a sinistra.
Solo i figli, quindi gli elementi figli diretti del container, perché dentro poi questi qua posso fare qualsiasi altra cosa, Posso ridefinirli come container, quindi avere un flex dentro un flex, ma posso anche usare altri sistemi di posizionamento. Come si attiva? Ecco, quella proprietà display che avevamo visto in line block. Può anche prendere come valore, se supportato CSS, ma ormai lo supportano tutti, anche flex. Ok? E poi do le proprietà che mi descrivono il comportamento, no? C'è l'allineamento orizzontale, l'allineamento, c'è la direzione, eccetera. Quindi dovrò andare a vedere quali sono le proprietà. Ci saranno un tot di proprietà. L'ho fatta un po' semplice, però diciamo. C'è qualche proprietà in più rispetto a quel discorso, no? Allineiamo a sinistra, a destra, piuttosto che direzione, dimensione, eccetera. Per esempio, che succede se non ci stanno? Vado a capo, allargo il flex, ok? Quindi non ci sta e mi viene fuori la barretta per scorrere la finestra, no? Piuttosto che invece li faccio andare a capo nella dimensione del box che ha correntemente e così via. Quindi c'è anche l'allineamento verticale, va bene. Ok, quindi direction, no? Questa è una proprietà CSS, row piuttosto che column, va bene. Le dimensioni, no? Weight, ok, mi sembra. No, scusate, forse ho sbagliato nel weight. La proprietà si chiama flex. 1, 2, e diciamo chiamiamolo il peso relativo, ma in realtà la dimensione relativa. Lo voglio il doppio dell'altro, uno do 2 e l'altro do 1. Ok? Va bene, li posso raggruppare in div. Ecco, qui intravediamo che cosa serve il div. L'abbiamo già detto, però diciamo, mettete che abbiamo due elementi, perché sono due elementi, perché che so, uno è una tabella e uno è un paragrafo, o sono due tabelle. Io però logicamente le voglio tenere insieme come elemento che gira nel mio layout, no? Come faccio? Se non ho la possibilità di raggrupparli, quelli diventano due flex item. Se io invece li posso raggruppare, ci metto un div, no? Che è un blocco, e quello diventa un unico flex item. E quindi verrà trattato come un unico flex item. E quindi, che so, se l'allineo in una certa maniera, no? Occupare tutto lo spazio, se sono tre vanno a finire una a sinistra, una a centro, una a destra. Se invece due sono raggruppati, ce n'è una a sinistra e una a destra, e i due che sono dentro vanno a finire a destra, ok? Perché? Perché sono in realtà un unico elemento, perché io prendo i figli di primo livello, Quindi in quel caso il div, non quello che c'è dentro. Quindi queste sono tutte le proprietà del flex, E che non sono poi tantissime e soprattutto sono ragionevoli da usare a differenza di tutto quello che si poteva e si doveva fare col float, ok? È molto più complicato. Le abbiamo nominate perché spesso le librerie che usate per fare layouting col CSS vi supportano questa modalità flex. Anche Bootstrap, che è quella che andremo a vedere tra un istante, direttamente in pratica. Ok? Quindi diciamo che non vi va bene il sistema di default, o comunque avete necessità di fare qualcosa di particolare. Molto spesso vi danno a disposizione la possibilità di gestire il layout col flex. Ok? Quindi vale la pena tra i tre, probabilmente, di conoscere il flex, che è il più moderno e anche il più facile. Anche perché poi il grid molto spesso ce l'hanno già integrato, no? E quindi abbiamo risolto il problema. Prima di andare a vedere in pratica l'esempio, un'ultima parola sul problema del responsive, che molti di voi probabilmente già conoscono. Io prima ho detto, vabbè, ridimensioniamo la dimensione del browser, no? Della finestra. È chiaro che ci fa piacere poterla cambiare, no? Perché, come avete visto prima, io ero lì e ho detto, vabbè, la mettiamo lì a destra, no? Poterlo cambiare chiaramente ci viene comodo, no? Oppla, vabbè, devo chiudere le slide.
ci viene comodo perché non riesco a agganciare la finestra. Ci verrebbe comodo se riuscissi a modificarla. Vabbè, diciamo che non capisco perché. Vabbè. Diciamo che posso avere diverse dimensioni. Purtroppo non riesco a agganciare l'angolino. Ah, ecco. No, e la pagina si adatta automaticamente, no? E quindi io posso voler fare questa cosa, no? Sono su un computer con un'interfaccia grafica, è normale che faccio le finestre più grandi e più piccole. Ma non è solo quel problema lì. Il problema si pone anche, soprattutto direi. Dove è andato? Nel momento in cui la mia applicazione web viene vista su dispositivi differenti, dove è andato? Ecco, il desktop va bene, di solito ha uno schermo grande, quindi si tratta che qualcuno mi ha ridimensionato la finestra, non sta lavorando a pieno schermo, ci può stare. Però se apro lo stesso sito su un dispositivo mobile, in cui tra l'altro di solito lo guardo in verticale, no? Un cellulare non lo guardate in orizzontale, almeno non se, quasi mai. Quindi avete già un rapporto altezza-larghezza differente. Quindi le cose che prima volevate spalmare in orizzontale, magari vanno spalmate in verticale. Oppure avete uno schermo di dimensioni intermedie, pensavate di farci stare il menu a sinistra e poi il contenuto a destra, e il menu non ci sta più. No, perché se no il contenuto rimane ristretto su una colonna così non si vede più niente. Quindi c'è questo problema di come fare un layout che si adatti alle varie dimensioni degli schermi, soprattutto di dispositivi di tipo diverso. No? In questo corso, adesso faccio un accenno, però non, ve lo anticipo già, non richiederemo che il progetto finale, anche quindi quello che fate in laboratorio, sia responsive, cioè funzioni bene per qualsiasi dimensione di schermo. Diciamo che lo proveremo su un PC con uno schermo di una certa dimensione, ragionevole, non dobbiamo avere il Full HD per forza, però lo proviamo su uno schermo in verticale, ecco, questo sicuramente. E quindi non ci preoccuperemo e non richiederemo questo aspetto. Però volevo menzionarlo, già che ne parliamo, parliamo di layouting, perché è un problema che si pone e che tra l'altro molte librerie già risolvono abbastanza facilmente, come vediamo poi con Bootstrap, per esempio, che è quella che usiamo. Come facciamo a fare in modo che gli elementi si comportino diversamente a seconda della dimensione dello schermo? Ci viene in aiuto il CSS perché, diciamo, da una certa versione in poi supporta le cosiddette media queries, dove fondamentalmente possiamo cambiare il selettore e dire che la regola che scriviamo si applica solamente in una certa condizione, in particolare una condizione relativa al dispositivo che usiamo per la visualizzazione, no? Se la dimensione della larghezza è almeno 900 punti, allora facciamo questa regola. Adesso qui è il colore che ovviamente non è che ha tutto sto senso, però potrebbe essere una regola di layout, no? Quindi allineiamo in verticale piuttosto che in orizzontale, nascondiamo il contenuto piuttosto che lo rendiamo visibile e così via. Queste sono regole che hanno più senso in questo contesto. Quindi è un modo per applicare regole CSS in maniera condizionale, cioè condizionato rispetto a cosa? A delle caratteristiche del dispositivo di visualizzazione, tipicamente la dimensione. Questo se vogliamo fare tutto a mano, ok? E quindi ottenere qualcosa di questo tipo, cioè scrivendo un unico file CSS, avere la disposizione differente a seconda delle dimensioni dello schermo, della finestra di visualizzazione. Quindi un unico file CSS, però abbiamo bisogno di questi elementi che facciano sì che certe regole siano applicate solo in certe condizioni, no? Quindi, che so, metti la direzione verticale piuttosto che orizzontale, per dire. Ok, quindi le librerie ben fatte che supportano il CSS hanno già dentro una serie di regole condizionali che ci aiutano a fare una buona disposizione, nel caso in cui lo desideriamo, per diverse dimensioni dello schermo. Se
Cioè, in parole povere, che so, per esempio, ci mandano a capo gli elementi block nel momento in cui la dimensione dello schermo scende al di sotto di un certo valore, no? Perché poi alla fine cosa vuol dire metterli uno sopra l'altro? Vuol dire mandarli a capo, no? Mentre invece se c'è spazio li tengono per quanto possibile sulla stessa riga, magari fino a una certa dimensione minima e così via. Quindi hanno dei modi semplici per descrivere questo comportamento che noi desideriamo. Ok, abbiamo quasi finito e siamo all'esempio. Nel momento in cui vogliamo utilizzare una libreria, dobbiamo adattarci a quello che ci propone la libreria. Librerie per fare layout CSS. Poi molte di queste librerie hanno anche tante altre caratteristiche, quindi ci danno degli elementi dell'interfaccia grafica che so, ci formattano per bene. Come vedremo, che so, le tabelle, i titoli, i font, i colori, eccetera, hanno qualcosa di bottoni, qualcosa di molto coerente, uno stile unico, ben fatto, che ci aiuta, diciamo, anche nella presentazione. Ma per il layout, quasi tutte le librerie si avvalgono dell'approccio grid, cioè hanno un layout che noi possiamo, definire in maniera semplice, applicando delle regole che si basano sul fatto che tutto è stato scritto pensando in termini di una griglia virtuale, di solito di 12 colonne. Perché 12? Perché 12 è un numero che viene bene, è divisibile in tanti modi, no? Diviso 2 fa 6, posso dividere in 3 fa 4, sono tutti numeri interi, in 4 parti fa 3, in 6 parti fa 2, e quindi fondamentalmente più o meno riesco a realizzare e le dimensioni dei miei pezzettini di pagina pensando in termini di unità, di frazioni di 12. Ok? Che so, posso anche dire che so, un elemento tiene 3 colonne, un elemento tiene 12, cioè tiene tutta la pagina, un elemento ne tiene 4 e così via, e ho una buona flessibilità. Non è il massimo, perché chiaramente non è che posso decidere in maniera così fine, però è un buon compromesso tra, diciamo, l'usabilità e quello che vorrei fare, no? Che magari non è esattamente quello che mi propone il sistema, perché magari lo vorrei un po' più largo, lo vorrei un po' più stretto, eccetera, però, diciamo, si avvicina abbastanza a quello che io intendo sia il meglio per l'usabilità della mia applicazione. Ok? Questa griglia adattativa, posso decidere anche che sia fissa a seconda delle varie librerie, ci sono varie opzioni, però tendenzialmente adattativa e quindi mi risolve automaticamente il problema dell'adattamento. Quindi se la finestra si allarga, la griglia si allarga e viceversa. E poi avrò dei modi, se voglio fare responsive, ma questo appunto è un pezzo in più, per dirgli anche di smettere di mettere le cose una di fianco all'altra a certe dimensioni. Così via. Quindi, fatta questa premessa, adesso andiamo a vedere un framework. Lo chiamo framework perché definirlo libreria forse è un po' poco, nel senso che di solito è un insieme di strumenti che ci consentono di fare tutto il necessario per mettere gli elementi grafici all'interno della pagina, ma anche dei controlli, quindi degli elementi che ci consentono di interagire, forme, bottoni e così via, in maniera tutto coerente. Quindi quasi tutte queste, diciamo, librerie in realtà non sono un mega file CSS che contiene tutto il necessario per far funzionare le varie regole, ma contengono anche del codice JavaScript ovviamente. Già scritto, già predisposto, in cui non dobbiamo mettere mano, però diciamo sono un insieme di regole, di codice che realizzano la funzionalità prevista dalla libreria, però consentitemi a questo punto di chiamarlo framework, nel senso che è un sistema completo, no? In cui se sto dentro quel sistema e uso i suoi meccanismi, diciamo, ho la garanzia di riuscire a realizzare tutto in maniera coerente, ben funzionante e facilmente. Noi andiamo a vedere Bootstrap,
Non è che siamo particolarmente fissati con Bootstrap, esistono tante librerie e framework che fanno questa operazione. Chiaramente noi, come sempre, ne diamo una e diamo un'indicazione su una perché così avete un punto di partenza, no? Però di per sé potete andare a usare quello che desiderate, se già ne conoscete un'altra potete farlo. L'unica cosa è che se non usate quella che consigliamo noi, come sempre finite per essere un po' da soli, no? Perché poi diventa difficile aiutare o comunque diciamo, supportarvi anche in laboratorio e così via in questo senso. Bootstrap è diciamo, buona, ottima libreria, è stata sviluppata da Twitter, quindi una dei tanti delle varie aziende, diciamo, come dire, importanti in questo ambito, ambito internet, quindi non sono proprio gli ultimi arrivati. Diciamo che quando usiamo una libreria, che sia Bootstrap o che sia un'altra libreria, cerchiamo sempre di sfruttarla al massimo, perché è stata scritta in maniera coerente, e quindi nel momento in cui diciamo ci sono degli elementi, delle cose già pronte che fanno al caso nostro, con poco adattamento diciamo noi riusciamo ad utilizzarle, quindi adattando la nostra applicazione noi riusciamo a utilizzarle, lo faremo. Perché? Perché così è già tutto pronto, non dovete scrivere niente, no? Se vedrete, si tratta solamente di mettere un po' di class sugli elementi HTML per realizzare quello che vogliamo. Ok? Inoltre, hanno già pensato a tutti i problemi che ci sono in circolazione: non tutti i browser sono uguali, ci sono certe caratteristiche non perfettamente supportate in maniera identica da un browser all'altro, eccetera. Se sono già aggiustati, hanno già tramite codice Java scritto regole, CSS, magari condizionali e così via, hanno già sistemato il comportamento in maniera che sia il più uniforme possibile da tutti i browser. Ok, quindi facciamo una prova, intanto abbiamo finito le slide, e cerchiamo di risolvere quell'esercizio. Io ve l'ho messo online. Dove è andato? Ecco, nell'intervallo, tra l'altro, un vostro collega mi ha suggerito, c'è un'estensione, si chiama Live Preview, se volete vi fa vedere una preview qui a destra, mi sembra che ecco, si aprisse, una volta che siete su un file HTML si apre qui. C'è una specie di browser web integrato. L'unica cosa, fate attenzione, è che non è detto che sempre vi mostri tutto perfettamente, perché chissà quale browser è, e una volta che andiamo su layout complessi, eccetera, non è detto che tutto funzioni perfettamente. Quindi va bene così, appunto, per comodità, no? Prima il vostro collega mi ha visto lì che non riuscivo a ridimensionare sto Firefox e mi ha dato questo suggerimento, va benissimo. L'unica cosa, facciamo solo attenzione, ma come tutte le cose, no? Queste estensioni e cose potrebbero non essere sempre perfette, no? Ma come qualsiasi software. Ok, allora andiamo a dare un'occhiata al nostro esercizio, che ho scritto in MD, così ci abituiamo, tanto che all'esame dovrete poi consegnare un file readme.md. Guardiamolo col preview, che alla fine è lo stesso meccanismo che viene fuori nel momento in cui lo andate a vedere su web, perché GitHub vi fa esattamente questo lavoro. Voi aprite l'MD, adesso quando ha voglia lo aprirà, ve l'ho formatta, no? L'MD non ha il foglio di stile, è semplicemente una maniera per scrivere dei file di testo in cui posso dire, che so, con un cancelletto fai un titolo, con due cancelletti fai il sottotitolo e così via. Posso anche inserire delle immagini. Ve l'ho fatto vedere apposta perché poi all'esame chiediamo uno screenshot, no? Quindi se voi mettete Markdown format, c'è una specie di formato semi-ufficiale, che vi dice come andare a creare le cose, no? Cancelletto l'heading di livello 1, anziché scrivere H1, H2, ci sarebbe da diventare matti, no? A farlo in HTML, lo fate per la vostra applicazione, ma per scrivere un file di testo, insomma, c'è da diventare matti. Allora, per chi scrive dei file di testo c'è un formato semplificato, no? Vabbè, potete sottolineare, va bene, ma che so, cioè, potete cos'è? Il bold, no? Ci mettete due asterischi, diventa grassetto e tutte queste cose qua. E potete anche inserire delle immagini, da qualche parte ci sarà,
fate la lista con gli asterischi, eccetera. Ecco, URL, links, dove erano? Mi sono persi. Quindi se voi scrivete con le quadre e le tonde, fondamentalmente potete inserire un URL. Col punto esclamativo, come ho fatto io nell'esempio, inserite immagine. Quindi così. Io ho messo un'immagine che ho creato, diciamo, da quello che ho fatto ieri per fare un po' di prove, e ho fatto lo screenshot e l'ho messo lì. Quindi vogliamo creare una pagina HTML statica, faremo solo pagine statiche oggi e giovedì in laboratorio, quindi scriviamo a codice HTML per imparare bene, soprattutto poi a metterci CSS, che rappresenta un insieme di esami e voti, cioè la struttura adatta degli esercizi precedenti, no? Abbiamo fatto in aula quell'esempio sui voti, exam, non mi ricordo più come si chiami. Ovviamente è tutto statico, quindi noi scriviamo tutti i dati a mano. Cerchiamo il più possibile di usare gli elementi semantici per descrivere le varie parti di pagina. Ok? Quindi, allora, partiamo con un file. Consentitemi di partire dal test, così scrivo un po' meno nell'interesse di risparmiare tempo. Dunque, l'abbiamo chiamato. Quindi è un normale documento HTML in cui apriamo HTML head, diciamo, diamo un title che può essere, non lo, sì, My Scores. Ok, quindi browser, ovviamente dobbiamo cambiare pagina. Page as one. Ok, ovviamente è quello stile orrendo che adesso togliamo subito. Chiamiamolo stile, non so più come l'ho chiamato, giusto perché si sta, diciamo stile, facciamo un nuovo file, tanto il CSS stile exam, CSS vuoto stile exam. Ok, quindi salvo e ogni volta salvo. No, questo è lo stile di default del browser, orrendo. Va bene, però adesso ci stiamo concentrando sul contenuto. Prima facciamo il contenuto e poi tiriamo su Bootstrap e vediamo come fare. Quindi c'è un CSS, ma in realtà non ci sono regole, quindi non fa assolutamente niente. Ok. Cosa vogliamo mettere? Vogliamo mettere del contenuto. A questo punto mettiamo. Possiamo fare una sezione di header. Ah no, scusate, avevamo il mockup, l'ho fatto apposta. Ecco. Abbiamo una parte iniziale in cui c'è un titolo, un header, una parte sotto che possiamo provare a mettere, che è appunto un footer, e poi c'è una parte principale. In cui, vabbè, a sinistra poi c'era una barra laterale, va bene, questo era il risultato finale. Cominciamo solo con la parte centrale, quindi diciamo che potremmo usare come tag, cioè header, no? Tag HTML5, stiamo parlando di quello, e ci mettiamo dentro il titolo per dire che un titolo possiamo tranquillamente mettere un H1. No? H1 è abbastanza grande. Mettiamo My Scores. Scriviamo, se no scriviamo anche in italiano, assolutamente niente. Guardiamo sempre, se volete, ecco, My Scores. Andiamo a definire la parte principale, main, potremmo mettere article, non lo so, qui dipende un po', cioè queste distinzioni semantiche sono molto sottili, Cioè, al limite potremmo anche mettere un div se proprio fossimo in crisi, non sappiamo cosa scrivere. Però, diciamo, qui ci sono i nostri score, diciamo i miei voti, o vabbè, current scores, così copio. Ma copio specialmente perché poi se c'è qualche problema finisce che perdiamo tempo, e il tempo è tirannissimo in questo corso.
E poi ci mettiamo il nostro footer e ci scriviamo copyright applicazioni web, no? Come avevamo scritto. Applicazioni web, così vediamo una cosa. Web 1, ok? Ovviamente è un po' grezzo come... Ok, ah, cosa ho fatto? Guardate pure, con l'inspector... Ci sono le tre sezioni, no? Se io passo il mouse sopra, header, main, footer, tre rettangoli, ok? Che si allargheranno a seconda di quello che ci mettiamo dentro. Però non abbiamo ancora fatto il layout, per cui diciamo è giusto per completare. Ecco, come si fa il copyright? Ma giusto perché così facciamo un minimo di ripasso. Ci sono tante cose definite in HTML, se non sapete andate a cercare, ok? Che so, c'è anche lo spazio. Lo spazio non esiste in HTML, nel senso che sì, se lo metto tra una parola e l'altra comparirà, ma se lo metto tra un elemento e l'altro non ha alcun significato, no? Perché quello che ha significato è cioè la struttura dell'albero HTML, no? Quegli spazi tra i vari tag non servono a niente, fondamentalmente. Se scrivessi tutto attaccato, per il browser funziona benissimo, il browser è un parser. È un algoritmo, non gliene frega niente. Quello che interessa è scrivere un po' bene per noi perché dobbiamo scriverci a mano in questo momento dentro, no? Ok, quindi come ho tirato fuori questo copy? Cerco su internet, HTML, copy symbol, copyright symbol, qualcuno mi suggerirà. Se voglio vado a verificare sul manuale, se no provo direttamente e spero che funzioni. Ok? Sì, sta funzionando. Bene. Ok, quindi, no, forse non l'avevo, sì, non l'avevo ricaricato. Ah, però non l'ho salvato. Dovrebbe venire fuori, eccolo lì, il simbolino, Anzi, sopra. Bene, a questo punto mettiamo la tabella, proviamo a mettere una tabella, no? Semanticamente cosa sono i voti? Una tabella, no? Nome, voto. E cos'era data, no? Faccio un copia e incolla, se no stiamo qui fino a domani. Dunque, dov'è che avevo fatto? Quindi table. Qui se avessi il codice me lo faccio generare. In questo momento il codice non ce l'ho. E ve lo scrivete oppure facciamo copia e incolla. Adesso vi faccio il push così se qualcuno vuol provare. Ho salvato. Ctrl S. Devo. Ok. È venuta fuori la tabella, no? Quindi se voi aprite qui dentro ci sarà la table. Ok? Quindi questa è la tabella, ogni elemento. Quindi potete esplorarvela tranquillamente. Questo è puro contenuto. Ok? Quindi puro contenuto. Quindi tabella solo contenuto. Ok? Ah, devo fare... Sì, dovevo aggiungerli, gliel'ho fatto fare in un colpo solo. Va bene. A questo punto il contenuto più o meno è finito, nel senso che l'esercizio diceva mettere contenuti, usiamo gli elementi semantici, abbiamo usato header, footer, main, dopo va bene, mettiamo la barra laterale, metteremo un aside, nav, insomma qualcosa di questo tipo. Però fondamentalmente la prima parte l'abbiamo finita. Ok, quindi il contenuto c'è e come vedete il layout e la presentazione sono orrendi, no? Possiamo proprio usare questo termine, cioè se andate su un sito così dite ma c'è un mal funzionamento. Mettiamo Bootstrap, Cos'è Bootstrap? Allora, abbiamo il link, siamo alla versione 5.
ce lo guardiamo sul sito perché facciamo prima, gli anni scorsi facevamo le slide, qualche slide, ma tanto poi tutti gli anni cambia. L'anno scorso la 5 era in beta, per cui usavamo la 4. E poi, tra l'altro, più avanti ci sarà anche React Bootstrap, cioè la versione adattata a React, con i componenti React. Per cui restano molti di questi concetti e quindi vale la pena conoscerli. Però chi vorrà potrà usare direttamente React Bootstrap, che è ancora più integrato con quello che andremo a fare nelle applicazioni web. Come facciamo? Beh, introduzione. Per usare Bootstrap, la cosa più semplice è vedere il template iniziale, no? Ci danno un documento HTML di prova. Prendete questo, fate copia e incolla. Anzi, forse c'è anche il bottone lì, il copia. Va bene. In un nuovo file, perché se no facciamo pasticcio qui. Diciamo, ah, no, dentro Wiki 4, quindi test BS5, anzi Bootstrap 5. Questo è proprio quello che dovreste fare se foste da soli in laboratorio, cioè io faccio incolla, salva. L'ho salvato la mia pagina. Avrò il mouse che non funziona perché metà dei clic non li prende. E mi guardo il mio esempio. Questo è l'esempio di Bootstrap. Mi sa che mi è scappata una S da qualche parte. Quindi un Hello World, ma vedete il font e tutto quanto, e vedete anche il fatto che abbiamo tirato dentro uno stile, cioè qui dentro c'è della roba, non è che. E c'è tutta la. Ci sono tutte le regole di Bootstrap. Mi è scappata la S alla fine, scusate. Ok, questo è semplicemente il copia e incolla dal sito. Torniamo da noi e adattiamo quello che c'è sul sito. Quindi per usare Bootstrap ci sono due cose da fare, anzi tre. Una principale. Digli di caricare il CSS di Bootstrap, cioè Bootstrap è un insieme di regole CSS, dobbiamo dirgli di caricarlo. Allora io faccio copia e incolla di questa riga, ve la incollo qui, quindi la chiamiamo esercizio 2, quindi copy paste esercizio 2, così la separiamo, quindi il mio stile exam lo lascio ancora lì, che si sa mai che serva. Oppla, mi ha fregato, dovevo fare copia di questa linea qua, ma l'ho persa. Ok, quindi ho messo questa linea grossa lunga. Questa è una delle cose che devo fare, adesso la commentiamo. L'altra cosa che devo fare è scegliere tra una di queste due opzioni. Già, Bootstrap ha bisogno anche di un po' di JavaScript per funzionare, perché non per le regole di layout, ma perché poi ci sono una serie di elementi un po' più dinamici, dei bottoni che fanno comparire e scomparire delle cose, diciamo cose un po' più dinamiche che richiedono un pochino di codice JavaScript per funzionare. Diciamo, nell'ottica di seguire i loro consigli, noi prendiamo anche questa linea. Va bene la prima opzione, perché non abbiamo bisogno di tenere separate le due librerie, non ci interessa, insomma, va bene una di queste, va bene la prima opzione, una delle due va scelta. Va messa come ultima cosa prima della fine del body. Quindi andiamo prima della fine del body e la mettiamo qui. E ne parleremo le prossime volte del perché la mettiamo poi qui. Adesso vi fidate per cortesia. Quindi l'ho messa, l'ho salvata. Torniamo alla mia pagina che era S2. Ok, avete notato la differenza? Forse non ve la ricordate più. Lo stile. Questa è la vecchia stile di default del browser. Pietoso. E stile Bootstrap, che come abbiamo detto, niente, facciamo così. Come abbiamo detto, ha un default,
Sentitemi dire, ragionevole, no? Un font più moderno, queste cose qua, niente di speciale. Per ora non abbiamo applicato niente, eh? Sono tutte regole, probabilmente in Gutenberg c'è scritto body, aperta graffa, font face, mi sembra il tipo di font, eccetera, no? Tutte regole, sue di default. Noi non abbiamo ancora fatto niente. Cosa andiamo a fare? Beh, la prima cosa che possiamo fare è andare. No, scusate, vi commento le linee, perché le abbiamo messe dentro senza dire una parola. La prima importa il CSS di Bootstrap. Ecco, l'unica cosa che forse i più attenti di voi avranno notato è che non abbiamo un file locale, ma c'è scritto HTTPS, eccetera, eccetera. Come mai? Ma niente, perché siccome lo usano così tanti. Diciamo, è a disposizione come risorse in rete che tutti possono usare, ok? Poi possiamo tranquillamente prendere questo file, scaricarcelo e farlo puntare localmente come ho fatto prima con style exam CSS. Prendo questo file, lo prendo, lo scarico, lo metto in questa cartella, va benissimo, ok? Ma molti usano questo e l'altro file JavaScript caricandoli direttamente dalla rete perché non è un contenuto servito dal vostro server, quindi non vi pesa come traffico. Magari viene caricato più velocemente perché il browser ce l'ha già nella cache e così via. Quindi ci sono un po' di motivi per cui, diciamo, può aver senso caricarlo direttamente dalla rete e non dal vostro sito. Questo si porta dietro, diciamo, una piccola implicazione di cui parleremo nelle prossime volte, cioè che non basta scrivere REST e boh. Ma è bene, uno, dare un hash per essere sicuri che quello che viene scaricato sia effettivamente quello che vogliamo. Quindi il browser lo rifiuta se non ha questo hash che sarebbe una specie di firma, no, del contenuto. E poi bisogna mettere questa opzione che commenteremo se avremo l'opportunità, nel senso che essendo un contenuto che va dentro la vostra pagina web, che proviene da un sito di terzi, soprattutto il contenuto JavaScript, il CSS ha un impatto relativo, no? Ma il JavaScript è codice, viene eseguito come vostro codice nel vostro browser e quindi potrebbe creare dei rischi dal punto di vista della sicurezza. E questa opzione sostanzialmente ci dice, vabbè, guarda, lo sappiamo, va bene, lo consentiamo, non c'è problema, eh? Cosa che possiamo ovviamente consentire solo per cose di cui ci fidiamo molto, eh? Però Bootstrap, diciamo, una di queste, diciamo, per ora, possiamo fidarci. Ok, quindi abbiamo fatto l'operazione sia per il CSS sia per questo JavaScript che va importato col tag script. E in questa maniera l'indirizzo lo prendiamo dagli esempi. Quando cambia la versione, se vorremmo cambiare versione, lo cambieremo, ma diciamo non è un problema. Poi tra l'altro quando andremo avanti si potranno installare come pacchetti NPM, per cui ce n'è anche più questo problema, ok? Però per ora facciamo così. Ok, andiamo a usarlo, no? Dopo che l'abbiamo caricato. Vabbè, c'è già sistemato i default, però diciamo la prima cosa che vogliamo fare è dare uno stile ragionevole ai vari elementi. Ora, lo stile ragionevole qui. Cosa c'è fondamentalmente come contenuto? C'è fondamentalmente la tabella, no? Gli header, sì, va bene, non ci piacciono così, possiamo colorarli se volete, ma voglio dire, insomma. Proviamo la tabella, no? A lavorare un po' sulla tabella. Dunque, c'è tutta la guida di Bootstrap, ovviamente bisogna prendere un po' la mano, diciamo, vedrete che è semplice, insomma, non è che poi ci siano chissà quali elementi sui quali si può andare a lavorare. Contenuto, no? Ecco, tables, no? Tables, sì, vabbè, sono col wifi un po' lento. Allora, c'è una classe .table nel CSS di Bootstrap, ci dice la documentazione, che se vogliamo possiamo usare per la table, ok? Per dare la sua formattazione, diciamo, di default. E tra l'altro qui ci viene raccontato anche che non viene fatto per una serie di motivi, mentre per esempio per i font,
c'è già la formattazione di default senza che abbiamo scritto una classe, cioè non abbiamo scritto body class uguale, che so, bootstrap, non so. Facciamolo, table class uguale table, ok? Salviamo, andiamo a ricaricare, ok? Cos'è successo? Ho solo messo class table, chi è che ha definito table? Ha definito Bootstrap nel suo file CSS, quello che abbiamo importato prima. Ci sarà scritto punto .table, aperta graffa e tutta una serie di regole che mi rendono la mia tabellina carina. Ok? In realtà mi sono dimenticato di una cosa prima. Se guardate l'esempio, no, l'esempio forse non ce l'aveva. No, ce l'aveva. Il viewport, che è importante. Il viewport, ci consente di dire che vogliamo a Bootstrap, che vogliamo utilizzare tutta la dimensione dello schermo, ok? Il Bootstrap è molto flessibile, non ha libreria. Ci sono quelli a cui piacciono i siti stretti, ci sono quelli a cui piacciono i siti che si adattano a tutta la pagina. La ricombinazione del default era di andare su tutta la pagina, ma poi quando dovremmo usare il layout dobbiamo cominciare a dirgli queste cose. Per ora il layout non l'abbiamo ancora fatto, però adesso che mettiamo la side, vogliamo mettere il pezzettino a sinistra, eccetera, dobbiamo dirgli queste cose. Quindi ricordatevi sempre di mettere il viewport nel meta, come tag meta nell'head, come c'è nell'esempio, non è che ho inventato niente, ho solo preso. Il viewport da qualche parte lo trovate nella documentazione, se non volete il width. Ci sarà un'altra maniera di dirgli. Mi sembra il container. No, dov'è il viewport? Se no lo cerchiamo. Adesso non blocchiamoci su questo perché da qualche parte ci sarà, però. Va bene, ok. Invece guardiamo il layouting, perché mi preme molto di più. Diciamo, questo l'abbiamo preso per fatto, ok? Se non volessimo with device with, dobbiamo andarci a cercare cosa si può mettere. Probabilmente si possono mettere dei pixel se vogliamo mettere dei pixel, ma prendiamo un po' la possibilità di adattarci alla finestra, in quella maniera per cui. Ok. Eravamo sul nostro esercizio. Ok, quindi volevamo, questo lo possiamo chiudere nell'esercizio, volevamo aggiungere una barra laterale, ok? Quindi proviamo a fare questa barra laterale. La barra laterale la facciamo, abbiamo detto prima, ma la facciamo una aside, boh. Qualcuno ha qualche altra idea? L'ho messa qua. No, mi sa che. Sì. Oh, ho messo un div. Vabbè. Boh, mettiamola. Si chiama la possiamo mettere qua, aside. Mettiamo qui H2 come ho fatto dall'altra parte, navigation, ok? Un elemento per fare la navigazione laterale, cioè dove ci metterò, non so, quest'anno, anno scorso, tutta la carriera, non so, dei menu, qualcosa, qualsiasi cosa che abbia senso nella mia applicazione, no? Allora ho salvato, vedrete cosa succede, cioè. Vabbè, non vi rovino la sorpresa. Cioè niente, no? Ok? Ah, ma è così che doveva, per fortuna. Cioè, la side è lì, c'è, eh? Non è che non c'è. Vedete che c'è? Navigation e current score. È l'unica cosa che sono uno sopra l'altro. Cioè, se io non faccio layout, questi stanno uno dietro l'altro. I blocchi, un blocco, un altro blocco e. L'algoritmo di default che abbiamo un po' trascurato del CSS quando i blocchi è ogni volta che c'è un blocco vai a capo.
inline uno dietro l'altro andando a capo, ma un nuovo blocco no, una nuova capo. Ok? Devo dare il layout col CSS. Come faccio? Bene, Bootstrap usa quell'approccio grid. Poi abbiamo detto può anche avere il flex, ma fondamentalmente usa l'approccio grid a 12 colonne. Ok? Quindi devo, adesso lo facciamo insieme, poi piano piano proverete per conto vostro, andare a ragionare su come funziona. E funziona in questa maniera, che prima di tutto quanto deve essere incluso in un container Bootstrap perché funziona il suo sistema di layout. Ok? Quindi numero uno, non scordiamocelo. Ok? E facciamo un div, che è la cosa più semplice, non tocchiamo il body. Div class uguale container. In realtà proviamo a usare il fluid. Adesso andiamo a vederlo, c'era scritto nella documentazione. Occhio solo che il div questo va messo in fondo, ovviamente. Sì, posso metterlo qui. Salvo, formatto, in maniera che si capisca qualcosa. Ok? Quindi mi fa l'indentazione apposta, eccetera. Un container fluid che contiene tutto. Ok? Proviamo. Non cambierà di nuovo niente. Però è il primo passo. Vediamo che almeno compaia. Ok? Compare. Bene. Cos'era il container fluid? Devo leggere la documentazione. Fondamentalmente è un container che tiene tutta la dimensione della pagina. Ridimensionabile 100% che tiene tutta la dimensione della pagina. Ecco, qui intravedete l'aspetto del responsive su cui però non abbiamo il tempo di fermarci, nel senso che se volessimo, diciamo, fare un qualcosa a livello di pagina, per cui se restringo cambia il comportamento, ci sono dei pezzettini, delle estensioni al nome, cioè delle nuove classi definite da Bootstrap che si comportano diversamente a seconda della dimensione, ok? Cioè hanno una fondamentalmente larghezza massima. Ok, vabbè, se no uso il default container, va bene, insomma, però. Quindi 100% fino al breakpoint, ci sono un tot di breakpoint definiti, più o meno per i vari dispositivi in circolazione, ok? E sono predefiniti in Bootstrap, su questo non ci possiamo fare nulla. O meglio, Bootstrap è personalizzabile, ma se voi cominciate a personalizzare la libreria, allora dopo un po' cominciate a scrivere il vostro CSS e la libreria non serve più a niente. Perché io vi invito caldamente, anche per l'esame e tutto, a cercare di attenervi il più possibile ai default del framework CSS che avete scelto, Bootstrap o quello che avete scelto. Ma perché? Perché così funziona tutto, state tranquilli, non ci sono problemi. Se cominciate a personalizzare una cosa, l'altra, cominciate a creare magari dei pasticci, non tanto nell'usare quello che è previsto, se volete fare responsive, provate, va bene, ma se usate qualcosa non previsto, se andate a scavare da qualche parte, magari si può anche definire il proprio breakpoint, però bisogna magari ricompilare il CSS, bisogna fare un sacco di cose che è meglio evitare, e soprattutto non aggiungono niente, no, al vostro esercizio, noi vogliamo concentrarci sullo scrivere l'applicazione poi. Ok. Cerchiamo di stringere, se no non riusciamo a finire. Allora, come faccio a usare il layouting? Devo fare righe e colonne. Quindi andate poi a cercare nella documentazione, ma vedrete. Fondamentalmente uso dei div, che sono i blocchi. Ha due classi molto semplici, row e column. Row, tutto ciò che voglio che sia una riga lo metto dentro un div riga. Ok? Quindi div riga, ok? Poi un altro div riga qui, e poi lo chiudiamo, div riga, quindi qui chiudiamo il div e qui chiudiamo il div, e va bene, fino a qui fare le righe, c'erano già le righe, ma la cosa che poi possiamo fare è fare un altro div col col, ok? Div class uguale col, ok?
Col quanto? No? Devo ragionare in termini del mio grid. Dove sta? 12 colonne. Booster ragiona su 12 colonne. Non so, faccio 3 a sinistra, 9 a destra. Più o meno, no? Il menu è un quarto di tutto. Come faccio a scriverlo? Bisogna andare a cercare sulla documentazione. Di nuovo vi risparmio tutta la storiella, però insomma. Vedrete che c'è, diciamo, class call va bene, e vedrete che ci saranno trattino 2, trattino 3, trattino 5, trattino 7, insomma quello che volete fino a 12. Col 3 ci prendete la mano, state tranquilli, non è niente di così complicato. Mi metto così, tanto poi me la riposiziono da sola. Div class uguale col 9. Ok? C'è solo questa seccatura che, costruendolo pezzo per pezzo, ovviamente poi c'è il div da. Adesso faccio format. Ok. Andiamo a provarlo. Oh, finalmente è uscito questo layout. Se toccate le varie parti ve ne accorgete, no? Qui sotto, row, la seconda row, c'è il pezzo a sinistra e il pezzo a destra, il col 3 e il col 9, ok? Adesso mi fa dannare a ridimensionare, ecco. Però osservate il comportamento, chiaramente non è massimo, qui mi si sono sovrapposte le righe, quindi se avessi voluto fare responsive sarebbe meglio usare delle colonne responsive, no? Quindi col breakpoint, se vanno al di sotto di una certa soglia, diventano una sopra l'altra, ok? Però di nuovo responsive non lo vogliamo fare in questo momento, perché non, appunto, non è richiesto, che è curioso se lo guarda, ci sono tutti gli esempi, sono tutti fatti così, pronti ad essere utilizzati, funzionano anche sulla pagina proprio di Bootstrap. Adesso mi si è ristretta un po' così, no? Però vedete che, cioè, vi vanno a capo. Se invece li allargate, non sono più a capo. Ok? Adesso vabbè, è andato giù, però si dispongono automaticamente. Cioè, questi pezzettini ve li hanno fatti come esempio proprio col codice Bootstrap per farvi vedere come funzionano. Ok? A che punto siamo? Sì, ultima parte, finiamo. E proviamo ad aggiungere un elemento dinamico. Quindi, che so, un form. Avevamo l'idea di, che diceva, aggiungere dei bottoni for che consentano di editare e così via. Ovviamente non funzionano, sono solo visuali in questo momento, perché se non mettiamo il codice non funziona. Però, fatemi fare il copia e incolla, se no poi arriva il professor Cabodi che ci sbatte fuori, giustamente. Che, dove sta? Come li mettiamo? Sono input. Poi mi metto a disposizione il file completo. Ah, mi sono scordato il TR. Ovviamente una nuova riga. Questa è un'idea per. Più va bene. Togliamo la data in questo momento, ma per far prima. Facciamo una nuova riga nella tabella. Ok? Per farvi vedere cosa viene fuori. E ok? Questi sono dei form, no? Ci posso scrivere. Ovviamente non capita niente. Questo è il bottone di Bootstrap. Notate bene, l'ho ottenuti semplicemente mettendo le sue classi previste da Bootstrap. Ok? Se la tolgo. Lo tolgo, tengo quella del browser, che ovviamente è tutto un altro stile, no? Lasciatemi dire, fa schifo. È così, no? Ed è il motivo per cui usiamo qualcosa di già fatto, ma non inventatevi niente di particolare, ok?
usate i default della libreria, perché se no, se cominciate a dire e a me non piace il bottone, a me non piace il bottone blu, no? O non piace quel colore, cioè è tutto fatto in maniera coerente. Se cominciate a pacioccare, state un po' perdendo la potenza di avere la libreria a disposizione. Sia per il layout, ma tanto il layout è difficile, secondo me, non pacioccate lì, quanto per i componenti, ok? Adesso mi sono mangiato il componente del date, posso farvi vedere quello del date. Ecco, facciamo così. Poi vi metto a disposizione il file completo, con tutto quanto. Ecco. Questo ve lo fa in parte HTML5, ma il resto ve lo fa Bootstrap, la formattazione uguale al resto, tutto coerente e così via. Ok? Quindi mi raccomando, non sognatevi di implementare una cosa così per conto vostro, piuttosto andate a cercare, piuttosto chiedete a noi in laboratorio e così via, su Slack, eccetera. Quindi questo è solo un esempio di quello che riusciamo a fare con una libreria che fa già buona parte del lavoro per noi, ok? Quindi in laboratorio ci sarà da fare l'adattamento di quello che avete fatto nella scorsa settimana, dunque cos'è che erano i film, no? E fare una tabella, un qualcosa, una lista, se volete fare una lista anziché una tabella, insomma, vedete voi, non abbiamo visto la tabella, la lista, ma la tabella, tanto per provare, con Bootstrap, ok? Quindi provare a cominciare a utilizzarlo facendo il layout e un po' di formattazione del contenuto. Ok? Ci sono dei dubbi o delle domande? No? Allora ci vediamo in laboratorio, anzi abbiamo sforato. Grazie per